Per inserire una nuova colonna nel foglio di lavoro, selezionare prima di tutto la colonna che si troverà subito a destra della nuova colonna inserita. Dal menu del tasto destro, selezionare la voce Inserisci o cliccare sul pulsante Inserisci nel gruppo Celle della scheda Home. La nuova colonna è inserita a sinistra di quella selezionata. Per inserire nuove righe, selezionare prima di tutto la riga che si troverà subito sotto la nuova riga inserita. Dal menu tasto destro, selezionare la voce Inserisci o cliccare sul pulsante Inserisci nel gruppo Celle della scheda Home. La nuova riga è inserita sopra quella selezionata. Per eliminare righe e colonne, dopo averle selezionate, cliccare su Elimina nel menu del tasto destro, oppure cliccare su Elimina nel gruppo Celle della scheda Home. Le colonne eliminate sono sostituite da quelle presenti alla loro destra, le righe da quelle presenti in basso. Per modificare le dimensioni di righe e colonne, posizionare il mouse sul bordo dell'intestazione della riga o colonna da modificare, esso assumerà una forma a croce. Cliccare e trascinare nella posizione desiderata. Per ridimensionare righe e colonne in modo più preciso, cliccare con il tasto destro del mouse sull'intestazione della riga o della colonna e selezionare dal menu che appare altezza riga o larghezza colonne. Inserire la misura desiderata e cliccare su OK.